Benvenuti nella classe 2.0 da Vito Teta, da Antonella Matturro, da Carmelo Zarrillo, da Donatella Gabriele, da Andrea Torturiello, da Brigitte Bisignano, da Cristian Torturiello, da Naomi Grieco, da Nicolo Torturiello e da Caterina Picelli. L'andamento demografico e la situazione occupazionale. Io sono triste un po'. Dimmi pure, dimmi subito che fortuna. Dall'analisi dei dati Istat inerenti all'andamento demografico del nostro paese risulta evidente come la popolazione in 150 anni si sia dimezzata, registrando un brusco calo negli anni 30 dovuto a un'emigrazione massiva verso terre lontane, una ripresa negli anni 40 e di nuovo un calo negli anni 60. L'immigrazione questa verde il nord verso il nord Italia e l'Europa. Dagli anni 80 ad oggi la situazione è piuttosto stabile. Dal 1950 ad oggi è cambiata molto la situazione occupazionale. Nel 1950 il 60% della popolazione era occupata nel settore agrozootecnico. Oggi neanche il 10% è occupato in questo settore. Dagli anni 90, in conseguenza della nascita e dello sviluppo delle due aree industriali di Balvano, aumenta la percentuale degli occupati in tale settore e dell'indotto. Basta sottolineare come, purtroppo, la realizzazione delle due aree industriali non abbia portato ai benefici sperati, poiché poche sono le industrie effettivamente in attività. L'occupazione dal 1950 ad oggi è diminuita. Rapportando gli stessi dati alla popolazione attiva, risulta ancora più evidente il cambiamento determinato dalla presenza delle industrie nel nostro territorio. Mentre nel 1950 l'80% degli occupati lavorava in ambito agrozootecnico, oggi solo il 15% è occupato in tale settore. Più del 50% degli occupati oggi è impegnato nell'industria. Molto è cambiato nella realtà lavorativa di Balvano con l'industrializzazione, occasione di rinascita dopo il tragico evento del terremoto del 23 novembre 1980, ma non solo. Se molto è cambiato nella realtà di Balvano, poco lo sono i balvanesi, che restano attaccati alla loro terra, fedeli alle proprie tradizioni sia socioculturali sia gastronomiche. A San Vito è ancora molto sentita l'antica tradizione della benedizione degli animali domestici. Attraversano le vie del paese i tipici bovini podolici, le pecore, i cavalli, le capre,
per raggiungere il convento, luogo dove avviene la benedizione. Dimmi pure, dimmi subito che fortuna che ho, io che mi sento un po' alcolico, proverò a ridere un po', proverò a ridere un po', io che credevo alle favole e non capivo le logiche, è una fortuna che sono, oh, 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 ancora vivo. Molto diffusa è ancora la produzione di formaggi e salumi, fatti in casa proprio come una volta. Il formaggio viene prodotto a partire dal latte dei propri animali e con gli attrezzi della tradizione. Ecco il latte di pecora nel caccao, la caldaia ed il mestolo, bastone e legno per girare il latte. Ecco la cagliata. La cagliata viene riposta nelle tipiche fruscelle in vimini. Dai bellissimi vieti che circondano il paese, che presenta solo secondi solo a vietri di potenza nella nostra provincia, si ricava un eccezionale olio. Per l'estrazione però ci si deve spostare nei comuni limitrofi, poiché da qualche anno a Balvano non vi sono più frantoi in attività. Per la produzione familiare di salumi è ancora molto diffusa la pratica di allevare
in proprio. Uccidere e lavorare la carne del maiale in famiglia. La carne tagliata al coltello per la salsiccia viene condita con sale, finocchio e peperoncino. La soppressata viene condita con sale e pepe. Ecco il momento tanto atteso da noi ragazzi, l'assaggio. Nelle case balvanesi, soprattutto nei giorni di festa, non manca mai un buon piatto di pasta fatto in casa. Dai fusilli ai cavatelli alle orecchiette. Nel nostro territorio ci sono tante altre cose da scoprire. Vi aspettiamo!